Seccardini, allora, la gara quasi perfetta, no? Perché insomma eravate sotto dopo 2-3 minuti, anche se avevate avuto una grande occasione già per passare in vantaggio, poi tanta corsa e tanta organizzazione. Una gara perfetta no, perché ce la siamo complicata subito come domenica scorsa con l'Ancona, però per il resto sapevamo quello che dovevamo fare in campo, gli interpreti sono ormai collaudati, ma tutti, quindi arrovera ancora di più il fatto che le assenze vengono prese come opportunità, e oggi posso soltanto che fare l'ennesimo applauso ai miei ragazzi per la prestazione che hanno fornito. Ecco, ma qual è il segreto in breve di questa squadra? Perché è una squadra davvero che gioca quasi a memoria, anche se ci sono tanti ragazzi, no? È una squadra che sa quello che deve fare. Ma il segreto non lo so se c'è un segreto, so soltanto che i ragazzi godono nel giocare, nel stare insieme, quindi il segreto forse è la relazione che esprimono dentro e fuori dal campo, il segreto forse è una società che ci dà la possibilità di emergere e di far emergere i nostri atteggiamenti. Non siamo perfetti perché non vogliamo esserlo, però sicuramente siamo tutti quanti uniti e abbiamo tutti quanti un'idea, una mentalità e un'abnegazione feroce perché vogliamo migliorarci giorno per giorno, quindi forse è questo il segreto, non lo so però. Seccardini, voi il vostro campionato come deve continuare adesso da qui in avanti? Siete sicuramente una mina vagante perché soprattutto in trasferta avete raccolto più che nelle gare casalinghe, magari ci sarà anche un perché se lo sarà chiesto. Come deve continuare il vostro campionato? Ma il campionato nostro continua come abbiamo fatto l'anno scorso e come abbiamo iniziato quest'anno, giorno per giorno. Noi non abbiamo la pressione di dover fare niente oltre che raggiungere la salvezza. Poi una volta che avremo raggiunto la salvezza non è che cambieranno gli obiettivi, saremo più spensierati, è che avremmo messo un altro tassello perché questo è il secondo anno in Serie D e daremo modo alla società di poter pianificare e analizzare bene come e quando programmare poi il futuro, perché non ci dimentichiamo che noi siamo una piccola realtà che non ha uno stadio, non ha una struttura, non ha un tifo, e quindi comunque sia gareggiare e primeggiare e a volte comunque sia anche raccogliere applausi in giro per la regione Marche e per l'Abruzzo è motivo di vanto, quindi noi godiamo nel giocare fuori casa perché l'anno scorso c'era percezione del pericolo, oggi c'è quasi come l'illusione di potersi prendere quei cori, quei rumori come se fossero i nostri, quindi forse la differenza è quella. Poi Aldo Mauro Bartolini a volte vanno in scena partite un po' diverse perché la superficie è il sintetico, non c'è pubblico, non c'è rumore, quindi a volte anche la scelta dell'individuo, dell'avversario, della terna è un po' amplificata, quasi come se fosse una partita amichevole del giovedì, ecco.